Signore e signori, benvenuti a Stage 14 che si apre con il general manager della federazione, Vince Russo. Il buon Vince nell'ultimo periodo si sta facendo vedere più e più volte all'interno degli show per annunciare e parlare comunque di nuovi aspetti e comunque di nuove cose che succedono in federazione, che succederanno in federazione. Però è sempre stato, come posso dire, ha avuto sempre, ha subito sempre intromissioni, ecco, da parte di altri lottatori. Spero che stavolta non abbia altre interruzioni perché siamo ad inizio show, siamo veramente ad inizio show. Quindi io mi domando che possa dire il buon Vince. Probabilmente vorrà annunciare la card di stasera e parlare anche di Wings of Change, dato che, signori, è imminente il prossimo evento della federazione, appunto, è Stage 15 Wings of Change. Quindi c'è tanta, tanta, anzi, tantissima carne al fuoco. E per vegani e vegetariani ci sono anche le pannocchie. Quindi, signori, tanta, tanta roba. Sentiamo cosa avrà da dire il General Manager. Buonasera, 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 caro pubblico della IPWE. Beh, come state? Io personalmente sono un po' giù di corda, dato che, come avete visto allo scorso show, c'è stata una interferenza non molto gradita che ha permesso a Stigma di guadagnare una shot ai titoli di coppia per i suoi due scagnozzi dell'Unstable Revoc. Ma vabbè, dai. Quello è il passato e bisogna pensare sia al presente che al futuro. E iniziamo dal presente. Signori, quest'oggi assisteremo a una card molto molto gustosa, dato che ci saranno i due semifinali del torneo Breakout Tournament. Avremo Stigma contro l'ultimo e Edward Lufa contro My Man, il mio protetto Rowdy Force. In bocca al lupo a tutti quanti. Poi, dato che allo scorso show, nel 3 contro 3 tra stable, Fireblood è riuscito incredibilmente a portare il pin vincente schienando il campione internet, ho deciso di premiarlo. Dopotutto sono un general manager benevolo, no? Quindi quest'oggi nel main event assisteremo a Fireblood contro Shingo Yamamura con in palio il titolo internet. In bocca al lupo a Fireblood, perché potrebbe essere la tua più grande opportunità fino ad ora. Ma continuando oltre, signori, il primo match della serata sarà il primo del Pick Your Poison Match. In che cosa consiste un Pick Your Poison Match? Beh, semplicemente nella rivalità tra Altair e Yosef Omega, Altair sceglierà un avversario per Yosef e Yosef sceglierà un avversario per Altair, tra tutti quelli attualmente presenti nel roster della federazione. Tutti, anche alleati. Quindi, chi dovesse vincere i propri match potrà scegliere una stipulazione o una clausola in più per il loro match a Stage 15 con in palio la valigetta, in modo tale che diamo un po' di pepe in più a questa divisione, riché Yosef non faccia altre cazzate. Ma, signori, bisogna pensare anche al futuro. E il futuro attualmente gira intorno al titolo hardcore. Perché mi state chiedendo? Beh, semplicemente il titolo hardcore, dopo che Axel Cross ha dovuto lasciarlo a Stage 12, non è stato più difeso. E bisogna dare un po' di pepe. Come ho detto qualche tempo fa, varie superstar mi hanno chiesto di entrare nel Breakout Tournament, ma li ho voluti premiare. Ho voluto premiare queste superstar dandogli un qualcosa in più importante, uno spot direttamente a Wings of Change. Signori, a Wings of Change 3, ben 3 nuovi debuttanti si affronteranno in un triple threat con in palio il titolo hardcore. È tutto, gente! Ho 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 ho! E questi signori sono big annunci, eh! Questi sono big annunci! Non vedo l'ora di scoprire chi saranno questi tre nuovi debuttanti. La
situazione in FWE si fa sempre più calda. Signori, benvenuti a Stage 14. E dai. Mamma mia, quanta enfasi. Signori, siamo a uno show di distanza da Stage 15 Wings of Change. E ci sono match interessanti in programma. Signori, benissimo. Questo che state vedendo è Altair. E quest'oggi assisteremo a un Pick Your Poison match. In cosa consista? Semplicemente Altair ha scelto un avversario per Yosef e Yosef ha scelto un avversario per Altair. Chi vincerà il proprio match potrà aggiungere una stipulazione o una clausola al loro match di Stage 15, che ricordiamo avrà la valigetta in palio. Eh già. La card oggi sicuramente riprendersi con la valigetta dopo il furto di Stage 10. Assolutamente sì. Ma vediamo chi sarà il suo. No. No, dai. Ma no, dai. No. Ma che pezzo di merda! Vecchia volpe. Donovan Dondobrev, membro di Stable di Altair, è l'avversario di quest'oggi. Il master plan ancora una volta. Signori, comunque oggi la card è bella interessante. Avremo un altro confronto tra Enigma ed Axel Cross in vista, l'ultimo, appunto, confronto prima di Stage 15 del loro aspettatissimo match. Esattamente. Avremo i due match dei quarti del torneo, ovvero Edward contro Rowdy Force e Stigma contro E l'ultimo, e avremo Fireblood contro Shingo per il titolo Internet. Mamma mia. Ma adesso, signori, direi che è il momento di iniziare con lo show. La campanella suona, che il match abbia inizio. I due, mamma mia, si guardano, non tentano un tipo super kick. Come... Oh! Lo stand con un lariat, non forte mamma come mia. Quello d'Altair, però è bello efficace. Esatto. Oh. E ora lo prende. No, Altair passa dietro. Oh, subito. Vuole finirla subito? No. Non è uno con cui scherzare, Donovan. Non è uno con cui scherzare, forse va. No! Lo lancio con un hiptoss subito. Come Altair è carico. Vuole dimostrare a Yosef che lui è in grado di andare. E lo segue. Fisherman Driver. Devastante Fisherman Driver. E invita. Ecco. Stretta a uscire, dice a Donovan, dai, fatti avanti, e lui accetta l'invito. Lo prende, classico. E ricasce neckbreaker. La seconda corda va a Donovan. Tentava il suo classico neckbreaker, ma Altair lo intercetta. Madonna, che calcione gli ha rifilato Altair. Appoggiate le corde adesso Donovan. Pugno da parte di Altair che rialza Don. Ancora gomitata. Irish Whip. E un altro roundhouse. E tenta lo schienamento. Uno. No, solamente conto di uno. Il match è appena iniziato. È un po' presto a tentare un pinfall. Attenzione, Altair attende che Donovan si rialzi. Bicycle kick. Devastante. Va a rialzare Donovan. Fireman scary position. Che manovra da parte di Altair. Uno, due. No, è solo conto di due. No, non abbiamo mai vista questa mossa da parte di Altair. Vuole dimostrare a Yosef che lui è in grado di andare, esatto, per la valigetta. Ma intanto Donovan lo intercetta di nuovo. Ancora. Adesso seconda corda. Corda. Dice che è finita, Altair è un po' stordito. Vuole andare stavolta per... E va a segno. Dalla seconda corda. Adesso Don lo prende sulle... Swanton. No, va adesso con
un ponte va con Northern Lights. Ma niente, solo contro di due. Donovan va a prendere la rincorsa e va a stendere con una gomitata al Altair. E si carica. E si carica con il pubblico. Donovan guarda Altair rialzarsi. Super kick. Tenta di prenderlo. Altair corre. Lo intercetta. Come lo intercetta? Lo rialza. Jesus, straight jack e DDT. Mamma mia. Uno. No. Si riprende subito. I due sono ancora troppo freschi. Calcione da parte di Donovan. Aggressivissimo. Attenzione, tentava forse un terzo hit crash. Altair non glielo permette. No, Donovan. Donovan lo blocca di nuovo. Ancora. No. Oddio, l'ha preso. Ce l'ha. Pile driver. Mamma mia. Tenta il pin. Uno. Due. E due e tre quarti. Cazzarola. Finita. Sembrava finita, amico mio. Altair ancora urla, chiama Donovan, lo invita a farsi avanti. Aveva fatto una finta con un calcio, non è andata a segno. Esatto. E connette subito con un cutter. E ora, oddio, un classico di Donovan. Tenta un secondo l'aria, no! Va a chiudere con il neck breaker Altair. Lo conosce benissimo, infatti. Oddio, anche qui. Vintage Altair. Vricola! Buckle bomb! Buckle bomb! Ma è incredibile! È un aria chip forte dall'altra parte. Va! Cross-legged. Fisherman Buster! Bellissima! Tenta subito un pin! Mamma mia! Schieramento! Uno! Istentissimo! Keep up! Che velocità! Oh, pugno! Ma Altair sembra non sentirlo, gli dice fatti avanti! E allora, Donovan, fireman scary position, detonation kick! Attenzione, forse vuole andare per il leg drop! No! Un elbow! No. Molto bello! Come l'ha colpito, gli rimbalza sopra! Uno! No, solo contro di due! Ancora! Mamma mia, i due sono carichissimi! Madonna santissima, che gomitata! Classicone! Ha tentato di bloccarla, ma non si blocca, è un dropkick all'angolo. Donovan in stand. E ora Shotenka! E... uno, due. E ancora niente! Disperazione, Donovan con l'ultimo possibile secondo per liberarsi. E ora tentare la gomitata, ma Donovan lo blocca. E Altair a cadere male. Donovan andava per la Bluebird. Mossa che ha preso. Oh Gesù. Esatto, tentava la Bluebird, mossa incitazione a Motoda. Esatto, e qui secondo Northern Lights. Lascia subito. Di rialza. Ok. Stomp. Calcio. Ancora. Mamma Donovan mia. È carichissimo. Che vuole velocità. Battere il leader della insurrezione. No. Altair corre. Cercava di bloccarlo. Lo intercetta. Intercetta con l'hip toss. Si conoscono benissimo. È ovvio. Probabilmente si sono anche allenati insieme in passato. Esatto. Intercettato. E ancora. Serie di colpi di nuovo. Stavolta andrà a segno. Olè! Sì. Va con il suo jumping lariat. E Donovan è carico. È carichissimo. Invita il leader a rialzarsi. Ferma le corde. Cosa vuole fare? Slingshot. Falcon Arrow. E ora? Oddio. Tentava. Tentava. Ma si è
molto velocemente. Altair ancora. E ora, oddio, Backdrop Driver! Backdrop Driver! Un Backdrop Driver che sarebbe fiero, Yuji Nagata. Irish Whip ancora. Prende rimbalzo. B-Cycle Kick! Altair potrebbe vincere questo match. È stanco Altair. Vuole provare un tuffo. No! Oddio, Donovan. Donovan lo mette a sedere. Terza corda. No, stavolta Altair a rialzarsi. E Altair a riprendersi. Oddio. Ma Donovan si carica subito. Tenta il calcio. Oh! Lo prende. Assegna ancora. Altro calcione. Ah. Ora. È stanco Don. È stanco, esatto. Don. È stanco. Dice, arrivo, prende fiato, forse vuole andare, leg drop, no, ha aspettato troppo, E infatti, Moonstomp, ancora, vintage Altair, e risweep all'angolo, l'angolo, oddio, non mette a sedere, e adesso lo gira, classicone, destino! Classico di Altair, ma ci sono le corde. Le corde salvano Don. Ma qui Altair stalking come una tigre che cerca la sua preda. Vuole andare per il Lariat. Lariat, no! Lariat, a vuoto. Lo mette a sedere Don. E Donovan a farlo. E di nuovo lo rialza. Un secondo. Detonation kick. Fantastico calcione a parte di Donovan. E adesso va subito sulla terza corda. E va con il leg drop. Uno. Solo conto di uno. Mio Dio. Solo conto di uno. Ma non penso che Donovan abbia intenzione di fermarsi. Oh. Sì. La sua versione modificata. Della Smaracat! Smaracat modificato. Ancora. Uno. Schienamento. Uno. Due. Niente. Che incontro per aprire la serata. Che incontro. Nuova versione. Altair lo guarda. Ed è lui a chiudere una overboard lock. Bellissima sottomissione. Giustamente per indebolire le braccia di Don, non vuole che il suo Discus Lariat vada a segno. È un match tra stable, Lariat contro Lariat, Lariat contro Lariat. E appunto! L'abbiamo chiamata! Discus Lariat! Niente! No, Altair vuole quel vantaggio a stage 15. Lo vuole a tutti i costi. Mamma mia. Oh Madonna santissima. Pugno. Oh. No. Oh. Ancora colpi durissimi. Questi colpi devono aver scosso da. Oh. 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 Ciao. Altair non si ferma. E ora. Mamma mia. Oh. Un'aggressività che non vedevamo. Da molto la parte di Altair era sul collo di Donovan. Sì, il suo suplex caratteristico. E qua. E si carica. Cosa hai in mente? Oddio. Pensavo volesse andare per l'aria. Oh no. KO Blow! Dal nulla. Uno. Due. E ancora punto 99. No. E qui deve chiuderla con l'unica mossa che può chiudere questo match. Si carica. Alza il braccio. È proprio quell'Ariat. Donovan tenta di andare incontro.
No, lo intercetta. Oh, spallata. Ancora. Fate altri colpi. Va. Oddio. Un'altra Shoten. Un'altra Shoten Kai. Un'altra Shoten Kai. E qui penso proprio sia la fine. Penso proprio sia la fine. Oddio. Chiama il pubblico che tanto ama. Tanto un double foot stomp. No. Non lo prende benissimo. E ancora la faccia sporca del sangue, quindi non riesce a vedere bene Altair. Che porta Donovan all'angolo. Gli dice: attenzione, lo mette appoggiato. Cosa vuole fare? Cosa ha in mente? Oddio. Prende la rincorsa. Cannonball Senson. In che posizione gliela fa? E ora Irish Whip. L'ariatto. Tenta subito lo schienamento. Ed è finita. Altair sconfigge Donovan in un ottimo match per aprire questo evento. Mamma mia. Che incontro, signori. Che incontro. Pura tecnica. Un vero incontro di wrestling. Qua il God Style. Mio Dio. Signori, se ne sono date di santa ragione. Stiffa a livelli incredibili sto incontro, esatto. Abbiamo visto nuove mosse anche da parte di Altair. Innovazione, insomma, da parte del veterano che non smentisce mai la sua bravura tecnica. Uno dei migliori wrestler che questa federazione ha mai prodotto. Un match assolutamente tra... sì. Tra due che ci sono da moltissimo. Eh sì. Donovan non c'è da quanto, insomma, c'è Altair, ma c'è da tempo. Esatto. Altair è qui. Ovviamente. È qui since day one. Sporco di sangue. E ora la palla a Yosef Omega. Vediamo che avversario avrà scelto Altair. Ho un po' di paura. E signori, il prossimo match Breakout Tournament continues. Signori, questi sono i quarti di finale. No, le semifinali. È vero. È che sono Boccia Mania. Grande Sandro, sei un rincoglionito. Va bene. Signori, queste sono le semifinali del torneo Breakout tra le nuove star di questa stagione. Esattamente. Per ora abbiamo assistito alla sfida tra fratelli Re Vulture e l'ultimo Stigma. Dove l'ultimo ha avuto la meglio. Esatto, Stigma contro CS, dove il leader dell'Unstable Evoque ha avuto la meglio. Rowdy Force contro Rowdy Force che passa al turno. Esattamente. Due volti completamente nuovi, cioè Edward Lufa che affronterà oggi Rowdy Force e Darren Schultz. Darren Schultz. Il cucco. Come lei soprannome a tutte. Che Jack Rowdy. Esattamente. Che personalmente ha fatto un'ottima prestazione la scorsa volta. Quindi che sia Lupa che Schultz mi hanno colpito molto per essere il primo match che hanno avuto in questa federazione. Già, te ne devo dare atto. Signori, ma adesso è entrato Rowdy, membro della Russo Inc. È il momento di fare entrare il secondo semifinalista. Sta per entrare questo torneo Edward Lufa, il vichingo, il principe vichingo. Esattamente. Si Eccolo. Carica con il pubblico. Dio. Ricordiamo, Edward è un vichingo molto inusuale. Dato esatto. Che non ha uno stile fisicato, potente, ma è atletico, molto. Punta sulla tecnica e sul lifeline. Esattamente, cosa che non è da tutti i giorni, insomma, per un vichingo.
però ricorda, lui ricorda, ricorda magari tipo i classici luchador messicani che si rifanno a alla cultura nordica, no. Per il... Eh già, Edward è un one of a kind, come si suol dire, esatto. Quindi un talento che potrebbe avere molto molto successo in futuro in questa federazione. Ed è per questo che Vince Russo ha deciso di tenere questo torneo. Eh già, il pubblico si gode la theme song di Edward. E adesso è il momento delle mazzate. E non aspettavamo altro. Here we Randy go. Randy Force contro Edward Lufa. Here we go. Oh, oddio. Randy. Parte veloce, Randy. Scaltro, come sempre. Ma sì. Lufa riesce a uscirne. Colpo da parte di Randy. No. Chop. Che ha? Perché? Cut kick. Un classico che abbiamo già visto molte volte nello scorso match. Ora. Oh, bellissima! Float over neck breaker. Mamma mia. E va violentemente allo schieramento. Uno. Solo quando di uno. Hanno iniziato forte questi due. Non se le stanno già. Mandando a dire. Calcio sullo stomaco. X kick. Edward sembra avere il controllo del match ora, esatto. Come ora. Ha iniziato molto molto forte Edward. I due si guardano. Raudi parte subito. Calcio. È riuscito. Oh. Riversa. No. Io. Uppercut diretto. Comunque hanno iniziato molto veloce, cioè da dirlo e Raudi. L'abbiamo visto contro Ultimate Page. Questa serie di colpi. E Lufa è costretto ad appoggiarsi a terra. Eh sì. A staccare una gamba, seconda corda subito per Audi. No, a vuoto. Va con un drop kick. Si vede che Audi si è fatto male, non è caduto benissimo. Oh Gesù. Lo rialza. Oddio. Aia! Ma no, no, la no, brutalità no. Di Lufa. Si vede anche in queste mosse. Tenta una serie. Oddio. Pugno. Elbow di nuovo. Raudi, la madonna mia. La miseria. Mi sta sorprendendo tantissimo in questo torneo. E guardate la non cattiveria. Raudi è un wrestler validissimo. Sì. E lo chiama, gli dice di farsi avanti. Prende la rincorsa. Raudi ancora. Che aggressività. Lo va a rialzare subito. Super kick. Eccolo. Eva. No. Le corde. No. Ottima sequenza da parte di Raudi, che ha lasciato, esatto, completamente stordito dopo, Edward. Dopo un inizio un po' complicato si è ripreso e come. E ora corre. Tentava un drop kick. Ed è lui che va invece con un drop salt. Esatto. Drop salt. Molto, molto bello. Gira Raudi. Lo prende. Oddio. Ma cos'era? È che fantastico. Molto, molto innovativo. E ora lo prende. Già. Un colpo. Raudi ancora. Risponde. E lui adesso va con un po' di striking. No. Tactic. Attenzione, pass. Raudi cade male. No. Neck. Breaker. E tenta subito un pin. No. È Raudi. Cioè, uno pensa sia solamente uno scagnozzo, ma in realtà è un wrestler validissimo. Validissimo, come appunto ho detto prima. Ora all'angolo. Un drop kick. Alla Altair, diciamo. Forse ne vorrà fare un altro. Si mette in posa per il pubblico. Chiama il pubblico e ne fa un altro. Lufa è stordito. Raudi. Oddio. Cane.
Bellissima Canadian Neckbreaker. Rowdy però è stanco comunque. Esatto. È bello stanco. Ci mette un po' a salire sulla terza corda, ma l'elbow va a segno. Il suo classico elbow drop va a segno. Non un grandissimo impatto, forse per la stanchezza, ma va allo schienamento. 1, 2. E no. Infatti. E infatti, solamente un conto di 2. Conto di 2. Solamente un conto di 2. Ma Rowdy non ha intenzione di fermarsi. Gli dice: dai, fammi vedere quello che sai fare. E Edward accetta volentieri il suo invito. Risponde a pugni. Ui! Oh, l'abbiamo visto con altri. L'abbiamo visto con Darren. Questa stranissima sottomissione. Lo usa un po' per sfiancarlo, sì. E si carica subito Edward. Chiamo al pubblico. Lo rialza. Rialza Lariat. Ancora. Calf kick. Calf kick. E ora. Terza corda. Per Lupa. Abbiamo visto da lui fare grandi cose da lì. Oddio! L'ha preso al volo con il cutter! L'ha preso al volo! L'ha preso al volo! L'ha preso al volo! L'ha preso al volo! E ora. Eva ancora! A storcergli la testa! La testa! Lo vuole finire! Lo va ora a rialzare! Cosa vuole fare? Side rush on leg sweep! Rallenta un po' il ritmo. Mio esatto. Dio, Rowdy l'ha preso al volo con questa fantastica cutter. Colpi sul ring. Lo richiama di nuovo. Lo gira. Saito, no! No! Bulldog. Va subito a rispondere. Bulldog a rispondere. E ora. Hiranagi. Uno. Due. Niente. Oh mamma mia, signori, velocissimo. Eh già, ma tutti i match del torneo sono stati buoni match. Esatto. Attenzione. Oh no! Si sposta all'ultimo Rowdy! Si sposta all'ultimo! Cade male Lufa. Rowdy si è spostato all'ultimo. E approfitta degli infortuni di Edward, del dolore che avrà sentito dal fallito tuffo. E infatti ora chiude una camel molto clutch. Camel clutch. Ma è anche un esperto tecnico. Va di nuovo con il pugno. E ora da terra. Corre. Bellissimo sliding flatliner. Lufa è un grande wrestler. Eh sì. Lasciate un attimo. È indeciso. Per prendersi un break. Eh sì. Lo guarda. Northern Lights, che velocità. Lo rialza. Final cut. Mamma mia. Sì, che match questi due. È in posizione. L'abbiamo già visto. Che shooting star press. Fantastica. Uno. La resistenza di Rowdy Force. Qui Lufa dopo guarda, tutto, il suo nome dice tutto. Esatto, il suo nome dice tutto. Force lo invita. Red Arrow. Stupenda Red Arrow. 1, 2. No. Minimo alzamento della spalla da parte di Rowdy. E adesso Edward va a mirare ancora la schiena e l'addome. Torture Rack. Mamma mia, lo sta devastando. Oh mio Dio, come se fosse l'ex Luger. Ma lo lascia. Lo lascia via. E si carica. Si carica Edward. Si carica. Lo prende. Coxswain Neckbreaker. Neckbreaker. Schieramento veloce. Uno. Rowdy qui. Smart move. Adesso Rowdy è forse in balia della serie di colpi. Eh sì.
ora guarda da dietro cosa hai in mente di fare. Lo prende. Oh, poison rana. Però adesso esce un attimo a prendersi un break. Oddio, e stavolta top è suicida. Va segno. Oddio. La miseria. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo Edward? Lo riporta. No, ma Rowdy si rialza subito. Si rialza subito, Rowdy. Oddio. Salta. Oh, mamma mia. Che velocità questi due. Sinceramente uno dei match che mi ha sorpreso di più di questo torneo. Stanno tirando fuori un match fantastico. Lucia qua. Sgambetto. Intelligentemente lo sgambetto. Cosa guarda vorrà fare Rowdy. Ora? Lo prende fuori da ring. Ancora Coxcue Neckbreaker. Coxcue Neckbreaker fuori da ring. Vuole forse girare Rowdy. Oddio. Oh. Oddio. Super kick! Super kick! Rapidissimo. Rapid fire. Super kick. Ora riporta Lufa. Centro del ring. Lo invita a rialzarsi. Lo invita a rialzarsi. Messo il dropkick, no! Cade ancora male. Rowdy. Lufa lo riporta al centro del ring. Bellissima! Mamma mia. Insult to injury, mia. Fantastica! Edward, esatto. Ha il pieno controllo ora come ora. Un'altra può chiuderla qui. Può e chiuderla ora. Qui. Forse vuole tentare volo. Una seconda red arrow. Altro volo. No, si gira stavolta. Crossbow moonsault. No. Tentava. Tentava con la Stardust Press. Passa avanti. E Rowdy lo fa. Accetta l'invito, accetta di l'invito. Di nuovo. Sì, a segno. E adesso lo chiama. Adesso lo chiama. Cosa Oddio. Vuole fare? Ma che? Che è sta musica? Cosa succede? E Rowdy, giustamente. Anche Lufa cerca spiegazioni, ma. Cosa succede? Si sta distraendo troppo, Rowdy, non capisce della situazione. Rowdy torna nel ring, prova a sistemare la situazione. Oh! Oddio, lo prende! Lo chiude! Lo tira. Cos'è? È terrenze! Che la manovra! Ma no! No, le corde! Le corde ancora salvano Rowdy! Le corde ancora salvano Rowdy! Cosa fa allora Lufa? Lo riporta al centro del ring. Oh Gesù! Oddio! L'abbiamo vista! Esatto, qui è la fine, è la fine. È la fine, la impacchetta! PTO! Lo chiude! Rowdy tenta di resistere, ma cede! Deve annuire, annuisce e sviene praticamente dal dolore! Lufa va a stage 15! Mamma mia! Che match! Ma cosa è successo alla fine? Era una musica che non avevo mai sentito! Neanche io, cioè, ma nessuno, arbitro, Rowdy e lo stesso Edward si sono preoccupati. Era esatto, anche Edward abbiamo visto chiedere spiegazioni. Mamma mia, però. Già, questo torneo ci regala match bello su match bello. Già. Ti devo dare assolutamente ragione. Ma non è ancora finita qui la serata. Mamma mia, veramente un fantastico incontro. Rowdy ha dimostrato perché è uno dei nuovi migliori acquisti. Nonostante non sia in finale, ha fatto una prestazione straordinaria. Ecco perché Vince Russo l'ha scelto come suo scagnozzo. Ma Vikingo dice, io vincerò questo torneo. Eh sì, e adesso bisogna vedere chi andrà contro Edward, Stigma o è l'ultimo. Lo scopriremo solo continuando con lo show. Dai.